Siamo di nuovo in diretta sulla pagina Facebook della libreria Le Buchiniste di Pistoia per parlare oggi con il nostro ospite che è Edgardo Franzosini. Ciao Edgardo, Ciao, che ciao Paolo, ciao a tutti. ringraziamo di essere con noi, che è un, come dire, un ospite affezionato e frequente della nostra libreria, presso la quale è venuto a presentare diversi dei suoi libri negli ultimi anni. In ordine sparso, adesso la ricordo, Il mangiatore di carta, la storia di Biren, no? E anche Bela Lugosi, la biografia degli ultimi anni di vita, no? Anche dei primi, direi, anni di vita dell'attore, e poi anche la biografia di Rembrandt Bugatti, questa vita tuttavia mi pesa molto. E forse l'ultimo che abbiamo presentato credo fosse Arthur Craven. Di cui hai fatto Sì. la curatela di questa raccolta di scritti di questo gigante. Ma oggi siamo qui per parlare di scrittori che sono cari a Edgardo Franzosini e che ci fa conoscere. Abbiamo già accennato un pochino la volta scorsa, diciamo, agli scrittori che hai amato e che hai letto. Avevamo citato Savinio, no? Per esempio, e anche altri. Savinio, mi ricordo, mi dicevi qual è no, non mi ricordo, l'ho anche visto. I Narrate uomini, la vostra storia. Narrate voi la vostra storia, sì, tutti quei piccoli ritratti Sì, questo. fatti da, come diceva lui, da un fotografo dell'Ottocento, secondo lui, che Sì. sono stati per me in qualche modo come illuminanti. E poi, sempre rimanendo a Savinio, Maupassant e l'altro, che è veramente un libro su cui poi ho cercato, prendendolo vagamente a modello, di scrivere quello che poi ho scritto. Tra l'altro mi era venuta la curiosità ora, prima di parlare dello scrittore che ci presenti, mi era venuta la curiosità anche di chiederti se le storie di Rodolfo Wilcock fossero state in qualche modo un Sì, riferimento, perché c'è, mi guarda. sembra, nella Sinagoga degli Iconoclasti una serie di Sì, ritratti sicuramente. con uno stile molto diverso dal tuo, perché Wilcock è molto caustico, Sì, sarcastico, insomma, un po'. anche un po', come dire, un po' fuochi d'artificio, Sì, sì, anche dal sì. punto di vista lessicale, eccetera, ma anche quello è un libro di uno scrittore che mi era piaciuto e in qualche modo ho guardato quando scrivevo le mie cose con uno stile diverso, con uno stile molto più ironico, trattenuto rispetto al suo, che un grandissimo, assolutamente un grandissimo scrittore, non a caso anche lui grande amante delle biografie, a cominciare da quella di biografie di uomini eminenti, di Aubrey, che è un po' un caposaldo per tutti i piccoli e grandi biografi. Certo. E invece lo scrittore che ci vuoi presentare anche a me, perché anch'io non l'ho letto, è rimasto, diciamo, gran parte della sua vita nell'ombra, in una certa misura, almeno per quel che riguarda Sì, il riconoscimento letto. non solo nell'ombra, proprio in uno scantinato, diciamo, Così. ecco. Niente, faccio una premessa. Sì. Io una volta avevo una buona memoria, poi naturalmente col tempo un po' l'ho persa, e quindi ho bisogno di qualche appunto. Ecco, sì. È una cosa, sì, è una cosa che so che non è. Io ricordo, per esempio, non so se l'hai visto, se vi è capitato, ti è capitato di vedere il grande, l'irraggiungibile Nabokov, intervistato, mi pare da Pivot, o comunque Ah. da in una trasmissione francese Apostrofe. sì, mi pare fosse Apostrophe, che era poi l'antesignana di Bouillon de Couture, il grande Nabokov, che era una situazione un po' ridicola, nel senso che era dietro un tavolo e barricato, ma si vedeva benissimo che aveva tutti gli appunti
sotto gli occhi. E ti dico, anche il grande inarrivabile Nabokov, uno dei giganti del Novecento, non ci faceva una bella figura per quel che pensavo un tempo. Adesso forse col tempo anch'io credo che prendere degli appunti e ogni tanto consultarli non è una cosa che dicevo, anche perché appunto la memoria poi ti fa degli scherzi che non sono piacevoli. No, ci mancherebbe. Però vado a prendere gli appunti. Certo, vediamo dove li ha Qua messi. Ecco. nel mio studio li ho messi su un stendibiancheria e poi vi spiego perché. Eccoli qua. Ecco qua. Ecco qua. Sì, è giusto Perché li ho presi anche. sullo stendibiancheria? Perché dobbiamo parlare di Ludwig Hohl. E Ludwig Hohl è questo scrittore svizzero, nato all'inizio del Novecento, che ricordato poco, pochissimo, ma quei pochi che lo ricordano per questa caratteristica, che viveva in questa specie di scantinato a Ginevra, almeno negli ultimi 30 anni della sua vita, e in questo scantinato, che poi magari cercherò di descrivere, in base a qualche foto, a qualche descrizione di giornalisti, in cui da una parete all'altra aveva tirato dei fili su cui, quelli che si usano per stendere il bucato, e su cui appendeva le sue note, le sue annotazioni, che poi sono entrate a far parte di questa opera sua, che si chiama Note, una serie di annotazioni. Un'opera di tutta la vita, insomma. L'opera di tutta la vita, l'opera che lui ha tracciato su migliaia e migliaia di foglietti, che poi sono stati poi collocati in tre o quattro valigie pesantissime, e poi qualcuno le ha dattilografate e alla fine sono usciti in parte. Se Io però vuoi, se parlo però di un vuoi. altro. Edgardo, scusa, se vuoi facciamo vedere una foto di questo studio. Eccola qua. Abbiamo recuperato una foto dello scantinato di Ludwig Hohl con qua in alto, appunto, si vedono i foglietti appesi a ricordare un po' lo studio di un fotografo e un po' della biancheria stesa. E Vai, scusami, vai di pure. dicevo, in questa specie di scantinato ha vissuto gli ultimi 30 anni della sua vita. Qualcuno ha anche descritto lo scantinato con le luci dal neon. Mai una luce naturale, c'è questo enorme tavolo con in mezzo al centro un portacenere enorme di mozzicone e sigaretta, qualche gatto che vagava per lo scantinato, alle sue spalle c'erano alcuni c'era un non foto ma ritagli di giornali con la foto di Bertrand Russell, per esempio, e poi un giornalista disse due o tre foto di lui la definì ragazza leggera, che aveva appunto appeso alla parete. Sul tavolo fogli, un magnetofono d'altri tempi. Insomma. Il personaggio è questo. Qualcuno lo ha definito uno scrittore intransigente e selvaggio, che è una bella contraddizione, ma vedremo, la sua vita è stata un po' piena di contraddizioni. Adesso un po' la riassumo grosso modo. Nasce in questo cantone svizzero di lingua tedesca, il padre è un pastore
protestante, quindi l'educazione, come è facilmente immaginabile, è molto rigida, a cui lui si ribella, abbandona la casa sui 20 anni assieme ad un'amica e va a Parigi. Da lì poi a Parigi andrà poi in Austria, in Olanda, poi alla fine tornerà in Svizzera per fermarsi a Ginevra. La vita di Ludwig Hull è stata la vita quella di un emarginato senza un soldo, anche perché quel poco che scriveva non aveva successo, l'aveva fatto rientrare in quella categoria terribile, che è quella degli scrittori per gli scrittori, una categoria veramente da cui uno dovrebbe sempre rifuggire, ma non è possibile, non è volontà sua rientrare o non rientrare. Comunque è una categoria difficile da sopportare. Certo. Anche se gli scrittori che hanno lodato Ludwig Hull sono scrittori di grandissimo, di primissimo piano, a cominciare da Canetti. Certo. C'è una bella descrizione di Sì, Canetti. sì, sì. Voi dopo se vuoi la leggiamo un brano. Oppure, per esempio, un altro, Dürer, disse che Ludwig Hull era uno, il solo forse scrittore svizzero di fronte al quale si sentiva a disagio, pensando al proprio successo, al proprio. Nel senso quello dello scrittore preciso che ha cognizione esatta delle cose, infatti sappiamo che abbiamo detto, era stato un alpinista e che la proprietà di tutte le voci di cui parla sono perfette, sono tali da cui deriva brevità e chiarezza. Ecco. Il libro inizia con, bisognerebbe magari, leggerò qualche passo perché mi sembra importante. Certo. È la storia di questi due amici che iniziano. Un giorno hanno l'idea di fare questa scalata, due amici molto diversi, poi lo vedremo. È scandito in 20 capitoletti, ognuno con un titolo, e vorrei leggere l'inizio, appunto. La traduzione, abbiamo detto, è di Umberto Gandini. Sì. Inizio d'estate. Primissime ore del mattino, nel profondo delle Alpi, al punto di congiunzione fra due valli, su sedie verdi di metallo, davanti a un caffè ancora addormentato, sono sedute due figure che l'abbigliamento e l'attrezzatura rendono facilmente riconoscibili. Lunghe picozze, pesanti scarpe chiodate, la vicenda si svolge in uno dei primi decenni del secolo. Ecco, non mi sono dimenticato di dirlo, questo passo da Spessi fino a secolo è tra parentesi. Io sono un grande amante delle parentesi. Spero che qualcuno faccia prima o poi una storia delle parentesi nella letteratura mondiale perché è fondamentale. A me piace perché è come se l'autore, come dire, dicesse al lettore: guarda, io so che tu puoi capire queste cose, queste Anche sfumature, un po' e allora, un aspetto sì, che ricorda un po' la scrittura teatrale, insomma, una esatto, descrizione, una voce fuori campo quasi. gli a parte, così a parte, ma io li amo molto,
quando sono ironiche, come quando in questo caso danno solo una sottolineatura, rendono più precise le cose. I due amici attendono un autobus che li porti su per un tratto nella valle laterale. Lungo e asciutto il primo, l'espressione addormentata in volto, e dopo un po' si è addormentato davvero, l'altro di gran lunga meno alto, più compatto di struttura, guarda continuamente verso l'alto, uno sguardo indagatore diretto ad alcune delle vette sovrastanti, a quella loro presenza tutt'attorno di rara imponenza e splendore. Già qui, insomma, i due personaggi, che poi vedremo, si chiamano uno Johan, quello più magro e lungo, e l'altro Ul, vengono presentati fisicamente, ma più avanti scopriremo che appunto in qualche modo queste loro caratteristiche fisiche si riflettono anche in quello che è il loro, in qualche modo, il loro carattere. Ul è meticoloso, deciso, attivo e irrequieto, è un provetto scalatore, un tenace, intransigente, soprattutto verso se stesso. Joe invece è un po' più inesperto anche di alpinismo, è prudente, è anche un po' più fiacco, è più indulgente verso se stesso, è più arrendevole, in una parola forse è più sereno verso la vita. Le motivazioni poi che gli spingono tutte e due ad affrontare questa scalata, in questa montagna, sono diverse. Ul vuole mettersi alla prova. Il suo, insomma, è un confronto con la montagna, una competizione, una sfida. Mentre per Johan, quella è una semplice escursione. I due partono. E raggiungono a piedi piano piano il primo alpeggio, sostano in una baita e dormono nel fieno. Intanto le condizioni del tempo peggiorano, inizia a piovere, la pioggia poi piano piano si trasforma in neve, quindi rimangono più per 24 ore lì in questa baita nel fieno, in attesa che il tempo migliori, ma il tempo non migliora. Le nuvole smette di nevicare, ma le nuvole sono ancora più scure, il vento sempre più gelido. A un certo punto, però, sulla spinta soprattutto di Ul, decidono comunque di partire, di iniziare l'ascensione. Progredire però verso questo ghiacciaio si dimostra sempre più faticoso. A un certo punto scoppia una tempesta di neve. E la piccola cordata formata da questi due uomini avanza nella bufera. Le probabilità di successo a questo punto diventano sempre più scarse. E John, a metà del libro, siamo verso pagina 52, decide di voler arrendersi e di tornare indietro. I due quindi a questo punto si separano. Uno invece inizia questa sua un po' folle ascesa solitaria. E adesso vi leggerei questo pezzo. Ul aveva cominciato la salita in preda a una rabbiosa sconfitta, no, scusi, a una rabbia sconfinata. E quella rabbia continuava ancora ad accompagnarlo. Lo guidava più ancora della sua perizia di alpinista. Io ho detto sconfitta perché in qualche modo ho anticipato con un lapsus quello che, vabbè, sarà poi il destino di Ul. Mai nelle sue passate escursioni avrebbe fatto qualcosa di simile. Il metodo che una persona sola deve adottare su un ghiacciaio di quel genere è assai diverso da quello di una cordata. Adesso già qua comincia a fare questa distinzione tra l'uomo solo e la cordata. Dal momento che non dispone di agganci di sicurezza e che nel caso di uno sprofondamento sempre possibile, sarebbe perduto, deve saggiare accuratamente con la piccozza ogni punto su cui poggerà il piede. Anzi, di più, e soprattutto, ci sono punti che a priori non possono nemmeno essere presi in considerazione per un percorso. Si può riassumere in una frase: la lotta col ghiacciaio, per uno che vi si avventuri da solo, non consiste tanto nell'affrontare le singole difficoltà, quanto nell'aggirare le difficoltà. Questo però richiede una resistenza di enormi proporzioni, anzi, su un ghiacciaio come quello è una lotta quasi disperata.
Ovunque ci sono precipizi in agguato, deve scansarli lungo vie traverse, orizzontali o che lo riconducono in basso, lungo tragitti che appaiono senza fine. Insomma, abbiamo capito che è un po' una parabola, cioè un Ecco. po' un diario a bordo di un viaggio quasi iniziatico. E andiamo avanti comunque. Inizia l'ascesa da solo e raggiunge la cresta. Il ghiacciaio è superato. Ora deve tornare, che è la parte più difficile. Ulla comincia qua a questo punto a pensare mentre sta scendendo, anzi mentre si è fermato per un momento, pensa a una sua amica. E a questo punto per la prima volta gli viene questa domanda. Ma come aveva potuto consentire la sua amica che affrontasse quella prova? Comincia ad avere qualche dubbio sul fatto che questa prova, questa sfida sia una sfida sensata. Mezzogiorno era passato da un bel po'. Ripresosi dalla spossatezza, ma non ancora rinvigorito, vagava col pensiero, le sue riflessioni compivano ampie volute. L'epicentro si spostava, ma qualcosa affiorò sempre più e infine si impose, la sua amica. Ma come aveva potuto consentire che andasse? Assieme a lei non si sarebbe cacciato in quella trappola e tutto poi si sarebbe svolto diversamente. Lei aveva espresso l'insistente desiderio di tornare ancora una volta per una settimana dai suoi parenti in una città del nord. Dopodiché sarebbe venuta nelle Alpi a fare la sua accompagnatrice al posto di John. Lui aveva dato il suo consenso, però se glielo avesse chiesto lei avrebbe lasciato perdere senza esitare i suoi propositi e si sarebbe mossa fin dall'inizio assieme a lui. L'aveva iniziata in pochi anni prima la montagna e in poco tempo era diventata una buona alpinista, pur essendo leggera e magra, quasi fragile d'aspetto. Ma la forza bruta solo raramente può essere importante durante le grandi ascensioni. Quindi si chiede anche, ma perché non è venuta con me? Non ho fatto in modo che seguisse questa mia ascesa. Inizia a questo punto, però, la discesa, che diciamo diventa il nodo importante del libro e della sua prova. Ul scivola, perde la picozza, è costretto ad affrontare un bivacco. E qua c'è una delle pagine più belle perché c'è la lunga storia, il lungo racconto della sua lotta contro il sonno. Una notte passa piena di veglie, cioè in veglia ma piena di allucinazioni. Addormentarsi, abbandonarsi al sonno, che tentazione continua. Ma non doveva farlo, no, quello no, in nessun caso. La luna era insignificante, sorta tardi e non visibile da lì. Si riconosceva solo dalle ombre confuse che gettava di fronte. L'unica cosa che si muoveva erano le stelle, in basso, un buio impenetrabile, e quel che si scorgeva in alto, specialmente un pilastro sulla destra della parete stessa. Il problema più importante, l'attività più difficile di quella notte fu, come si è già detto, la lotta contro il sonno. Apro una parentesi, perché se si fosse addormentato o non si sarebbe svegliato più, oppure semmai sarebbe stato in uno stato tale da rendere impossibile tutto il resto. E da questa difficile battaglia uscì vincitore nel complesso, perché vi furono brevissimi momenti in cui cadde lo stesso in una specie di dormiveglia. No, per piccoli che fossero quei momenti, fu proprio sonno vero, perché sognò. E qua comincia la descrizione di alcuni sogni, sogni anche di una specie di signore delle montagne che viene a dargli una mano. La mattina dopo, Ul riprende la sua discesa, proseguendo in questa discesa, a un certo punto succede che cade in un crepaccio e muore. Nel momento in cui Ul ha intrapreso la sua lotta contro il ghiacciaio, l'altro amico, John, ha cominciato a scendere dal alpeggio verso il paese,
E qua mi fermo perché qua c'è un finale che è un bel finale che però non voglio rivelare. Uno di quei finali che di quelli che dicono me l'aspettavo ma non poteva che andare, non me l'aspettavo ma non poteva che andare così. C'era un altro scrittore che magari un'altra volta si potrà parlare di lui che Orazio Quiroga, che è un scrittore uruguaiano, che ha avuto anche lui una vita, diciamo, piuttosto, cioè un percorso, una biografia, affascinante, anche se tragica, piena di suicidi, tra cui il suo. È uno scrittore che faceva questa considerazione sull'attività di scrittore, che io, diciamo, condivido, dice, una professione generalmente male retribuita e non sempre ben vista, mi sembra abbastanza. Comunque, la cosa che diceva, che dice Quiroga in un bel libro sull'arte di raccontare storie, dice, è mia convinzione che il racconto cominci dal finale e niente è più difficile del finale. Qua ci troviamo veramente davanti a un bellissimo finale, che fa Oltretutto, appunto. no, diciamo, Sì. abbiamo diciamo, una storia che è stata rivista e limata per 40 anni, Per 40 anni. e che per quanto possiamo già intuire, anche senza averla letta, è un po' come dire, la forma, almeno in una parte, del racconto filosofico, comunque ha un Esatto. aspetto così che può Sì, ricordare di appunto parabola. la tradizione illuminista, anche insomma un po' della parabola, Certo, anche. del racconto che espone anche delle considerazioni, delle convinzioni dell'autore. Ma ecco, c'è anche questo bel intreccio, diciamo, fortemente evocativo, per quanto tu, come hai detto, il linguaggio è mantenuto scarno, insomma, è mantenuto abbastanza. Assolutamente, assolutamente, è uno di quegli scrittori secchi, come si dice, non quegli scrittori, quelli che dicono delle cose, ma quelle che non le dicono, che non dicono sembrano tante volte più importanti di quelle che dicono. Io lo trovo veramente un bel libro. Poi ogni tanto penso che ci si innamora di certe cose e ci si accanisce, ci si intestardisce. Non sono poi così sicuro, dopo tanto tempo che anch'io ho cercato in qualche modo di promuovere questo libro senza successo, forse sono io che, non, che in qualche modo ci vedo tante cose che forse non ci sono, che sono forse anche troppe. Però ti dirò, io Ludwig Hohl, d'altronde abbiamo parlato di Dürer, abbiamo parlato di Max Frisch, Peter Henke e Canetti, quindi voglio dire, forse E George Steiner, anche uno dei davanti più a importanti e questi, influenti critici del certo, Novecento, Steiner, certo. dice che Hohl è uno degli più importanti scrittori del Novecento. Non è un tipo di, come dire, endorsement, come si dice oggi, o anche di, come dire, semplicemente apprezzamento di valutazione critica, che dovrebbe in ogni caso collocare questo scrittore all'interno di quel tipo di narrativa, come dire, centroeuropea, che tutto sommato ha ancora oggi un discreto, seguito anche editoriale, no? Certo, Cioè si pubblica certo. qualunque cosa sia uscita alla penna di Thomas Bernhard, quindi ci dovrebbe. Certo. Esatto. Tra l'altro Umberto Gandini è anche un traduttore di Thomas Bernhard, tra le altre cose. Qualche cosa forse. Non dico che leghi Bernhard a Hohl, ma forse qualcosa poi si può trovare che No, leghi ma ecco, questi lo dicevo due più che scrittori, anche altro Berna. rispetto alla tua considerazione del Sì, fatto che certo. forse non è così appetibile per l'editoria. Beh, insomma, però con come dire, la Certo. considerazione che ha, ecco, per la tradizione letteraria a cui appartiene, così non dovrebbe essere. Però forse, come dire, ci sbagliamo tutti e due.
Senti, potremmo chiudere leggendo questa breve, questa Poi breve. magari, poi, scusa, Sì. poi magari adesso, poi magari le condizioni sono altre, forse una di quelle cinque mogli detiene i diritti Può essere. tenacemente non li vuole, e non li vuole più rimettere in circolazione, chi lo sa, Certo. potrebbe essere. No, dicevo, potremmo chiudere leggendo questo breve, brevissimo ritratto che fa Elia Scanetti in uno dei suoi libri di frammenti, non mi ricordo esattamente quale, di quando incontra Ludwig Hohl a Ginevra, lui è già molto Sì. anziano. Ecco, sta nel cuore segreto dell'orologio, ecco, ora l'ho visto. E lui dice: a Ginevra, già durante la lettura pubblica, mi aveva colpito un uomo dalla prima fila, piccolo, molto pallido, quasi bianco, vecchio, straordinariamente teso, vecchio nell'unico modo che amo, ossia più vivo, tanto più vivo quanto più vecchio, più concentrato, più irriducibile, pieno di attesa e pronto a reagire, come se fosse suo compito decidere ancora su quasi tutti i punti. E non trascurare proprio niente. Non era lì per misurare, ma gli interessava la cosa in sé: pensieri, locuzioni, circonlocuzioni, stoccate. La sala era piena, non c'era un posto libero. Notavo molti visi, come mi accadeva sempre durante le letture, ma di continuo ritornavo a quella testa della prima fila, di un biancore sovrannaturale, che non era soltanto curiosa, che voleva, lo avvertivo chiaramente, essere vista. Mi sarebbe piaciuto sapere chi era. La testa, che apparteneva, così mi sembrava, a un uomo di 80 anni, mi tenne occupato per tutta la lettura, che durò un po' più di un'ora. Io non parlavo per lui, ma lui era l'unico del quale potessi dire che coglieva al volo e soppesava ogni frase. Subito dopo la lettura fummo presentati. Una signora molto alta, di mezza età, che era seduta accanto a lui e aveva l'aria di prendersene cura, si rivolse a me in mezzo alla calca, dicendo: vorrei presentarle una persona. Ecco Ludwig Hohl. Ecco questo brano Bellissimo, che bellissimo, Canetti ha perché dedicato a questo suo così, così incontro, l'avevo immaginato anch'io, dalle che peraltro, foto. peraltro sono praticamente coetanei, ma Canetti ne parla come se lui Ah, fosse sì, molto più giovane. Va bene, certo. senti Edgardo, noi ti ringraziamo molto per Ah, questo, figurati, è per stato un questa cosa piacere. che ci hai raccontato, che di uno scrittore è sempre molto interessante ascoltare anche non soltanto ciò che può dire sui libri che ha scritto, ma anche sui libri che ha letto, perché naturalmente, come dire, sono il suo nutrimento e ciò da cui viene anche il suo lavoro. E noi ti diamo naturalmente appuntamento dal vivo a Pistoia, l'abbiamo detto anche l'altra Speriamo al più volta. presto, dai. Ora, sono passati altri 2 mesi, però adesso forse dal Va bene, 15 dai. di giugno si dovrebbe poter ricominciare, almeno i teatri riaprono, quindi può darsi anche che in libreria si possa fare qualcosa di molto Bene, guarda. ridotto. Diamoci Quindi, questo appuntamento ecco, allora, eh? diamoci questo appuntamento al più presto En plein air, possibile, en plein air. se non è possibile in libreria, ecco. L'ha scritto anche Elena oggi su Facebook, che tra l'altro vedo ci sta seguendo e la saluto e ti saluta. La salutiamo. Ha scritto anche lei che appunto non vede l'ora che tu possa essere qui tra noi. Reciproca la cosa. Va bene, con questo noi Va bene. concludiamo la nostra diretta e salutiamo Edgardo Franzosini.